Ehi, Pokéfanatici, e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Rumble World! Come potete vedere, sono salito di diversi gradi, grazie alla mia ragazza che ha giocato al posto mio e che mi ha anche fatto indossare questo bel costume da girasole, che devo dire mi rende abbastanza carino. Oggi andremo a fare la missione del re, dopo tanto tempo che non registravo questo Let's Play, e abbiamo subito da fare un malandrino in giardino. Sconfiggi il boss, non distruggere neanche un forte, almeno 300 nemici, e completa il livello tra le 8 e le 16. Con l'orario ci stiamo. Per quanto riguarda il forte, ecco, non posso soddisfare questa richiesta perché no. Qualcuno ha messo a soqquadro il giardino regale! Sarà opera dell'imperatore oscuro? Guardate la principessa come ha paura. Avventuriero dell'Arz, vai, acciuffa il manigoldo! Wow, che sguardo cattivo! Comunque, per quanto riguarda la questione dei forti, mi danno troppo fastidio, quindi dovrò distruggerli per forza. Preferisco la comodità ad ottenere altri due Poké Diamanti. Dunque, siamo con Darmanitan, uno dei tanti Pokémon che abbiamo sbloccato. Dopo ve ne farò vedere qualcun altro, di sicuro. E ho fatto un piccolo resoconto di quante parti rimangono. Contando che è stata aggiunta una nuova mongolfiera, quella Buonvento, che vi porta in posti random con boss random, poi vedrete più avanti, direi di poter affiancare altrettante parti in cui faccio le missioni del re. Quindi dovrebbe durare fino alla parte numero 30 questo let's play. Ovviamente le missioni del re non saranno fatte al 100%, non le farò tutte, quindi mi dispiace. Preferisco completare la parte principale, ovvero quella delle mongolfiere. Quelle ve le farò vedere tutte, state tranquilli. Per quanto riguarda le missioni del re, io non so quante ce ne siano. Quindi per non far durare questo let's play troppo tempo, diciamo che le affiancherò alle mongolfiere che rimangono e questo let's play verrà di 30 parti. Tutto qui. Con Darmanitan si va alla grande. Abbiamo subito un Victreebel boss. Ottimo. Tanti bei Pokémon di tipo erba che vengono umiliati dal mio fuoco pugno. Devo dire che comunque ho perso anche metà vita. Dovrò riacquistare un pochino la mano con questo gioco perché non gioco tipo da un mese, anche di più. L'ultima volta che ho giocato è stata durante le ultime registrazioni, quindi l'11 luglio, il giorno prima di andare in vacanza, è passato più di un mese, quasi un mese e mezzo. E siamo al grado 45, quindi possiamo sbloccare la mongolfiera stellare, quella plasma e quella distorta. Mentre per l'ultima, quella, non mi ricordo come si chiama, leggenda, qualcosa del genere, quella di Arceus, Arceus, non so ancora come pronunciarlo, bisognerà arrivare al grado 50, quindi ci siamo più o meno quasi. Mi toccherà giocare un altro pochino da solo. Cricketot, Cricketune vengono spazzati via tranquillamente. Devo stare attento a non farmi buttare giù Darmanitan perché ha già mezza vita e mi servirà assolutamente. A parte lui non ho altri Pokémon di tipo fuoco buoni, quindi contando che questo dungeon è pieno di Pokémon di tipo erba, avrò bisogno assolutamente di contare su di lui. Intanto non abbiamo soddisfatto neanche un obiettivo. Ma comunque 300 nemici non credo di arrivarci. Cioè, per arrivare a 300 nemici dovrei tipo prendere tempo quando ci sono i boss e aspettare che spawnino i Pokémon minori vicino a lui. Sì, ma 300 nemici, troppi. Oh, ci posso provare, eh? Dovrei tenere tipo il conto dei nemici che sconfiggo dall'inizio. Contando che ho fatto una combo 90 e alcuni Pokémon hanno bisogno di due colpi, diciamo che qui ne ho fatti più o meno 45-50. Io ci provo, eh. Beh, almeno sconfiggi il boss e completa il livello tra le 8 e le 16, lo posso fare. Non distruggere neanche un forte, purtroppo già l'ho fallita, perché mi danno troppo fastidio, devo distruggerli. Darmanitan, non mi morire, ti prego! Allora, chi possiamo usare? Abbiamo questo Clefairy nuovo, molto forte tra l'altro. Abbiamo anche Rampardos, Breviary. E poi che abbiamo? Pidgeot, anzi Pidgey, scusatemi. Vabbè, Paras Empoleon, molto buono Empoleon. Musharna con abilità speciale, Krokorok, Bailiff, Marowak, Graveler, Beartic, Yanma e tanti altri bei Pokémon, anche Girafarig, Electric, Scyther. Scyther l'avevo già, mi sembra, non mi ricordo più, ma Bomasnow. Tanti bei nuovi Pokémon ottenuti durante il periodo in cui mi farmavo i livelli. Andiamo con Breviary, che conoscete le lama, quindi oddio, oh mio Dio. Mi ci trovo abbastanza scomodo con questa mossa.
Ecco, con gli obiettivi più grandi, tipo Livenny, va bene. Però con i piccoli Swedlun, no. Sono un po' impreciso oggi, eh. Sarà anche complice il fatto che non gioco da tanto. Dai, dai. Ora sto temporeggiando per dare modo agli Swedlun di spawnare in modo tale da forse riuscire a sconfiggere 300 nemici. Sì, ma ne spawnano due ogni 10 secondi, così ci metterò una vita, mi scade il tempo. Me li danno gli orologini? Non mi danno gli orologini, ottimo. O forse sì. Aspetta. No, 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 e no. Mi sa che non posso più prendere troppo tempo. Ah sì, me li danno, perfetto. Sì, ma sono a 25 secondi, cioè se ho ancora una parte da fare, sì, ho ancora un'altra parte da fare, quindi mi dispiace, ma devo andare avanti. 300 nemici non sono un po' troppi? Oddio, 15 secondi, mi sa che ho fatto una cavolata. Nemici, venite a me, ho bisogno di tempo. Vai, vai, vai. Oddio, pure i forti. Ok, ecco come la perdiamo subito. Aspetta, aspetta, che forse non è ancora detta l'ultima parola. Dai, dai, dai. Ok, tempo, tempo, tempo. Ok, sto guadagnando parecchi orologini. Ora, se evitiamo di farci colpire, magari. Siamo tornati a 26 secondi. Dai che il forte mi dà tipo 3 orologini, qualcosa del genere. Muori. Ok, perfetto. Vai, 30 secondi, 30 secondi. Rotom taglio. Credo sia l'ultimo, perché non c'è la pedana per andare nel prossimo stage avanti. Quindi questo è l'ultimo. Dai, dai, Rotom, forza. Rotom taglio di tipo erba. Non è proprio uno dei miei Rotom preferiti. Vai, 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 vai. Ok, direi che ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. No, perché ho pochissimo tempo. E ce l'abbiamo fatta. Dlarz, fermati, lascia stare Rotom, non è colpa sua. Ma tu mi hai detto di... Sono io a chiedertelo, la principessa. L'avevo notato. Mi dispiace, ho chiesto io a Rotom di raccogliere dei fiori. Ma perché non l'hai fermato prima? Stavo per perdere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta in 5 minuti. E alla fine non sono riuscito a sconfiggere 300 nemici. Un numero veramente troppo alto. Intanto, sono nostri ben 7 Pokédiamanti. L'avventuriero Dlarz scopre l'identità del malandrino in giardino. Oh, la principessa aveva detto a Rotom di raccogliere fiori? Figliola, avresti potuto chiederlo a me? Ma che re generoso. Mi dispiace, padre. Sei proprio una combina guai, mi ero davvero preoccupato. Ma su via, non importa, grazie dell'aiuto, Dlarz. Ma di niente, Sua Maestà, e siamo tutti allegri e felici. Scuola di mosse, uno dei regali del re. E siamo arrivati anche alla fine di questa parte. Mettete un bel mi piace per il ritorno di Pokémon Rumble World, lasciate un commento e ricordatevi di iscrivervi se non siete ancora iscritti. E noi ci vediamo alla prossima parte. E lì c'è un bel Poliwhirl.